Nessuno mi cagherà, ma che cazzo me ne frega. Abbiamo la nostra... alla regia, il nostro Manolo. Buonasera, Buonasera buonasera, buonasera. Mi sono girato, buonasera, buonasera al al cazzo. cazzo. Poi E tutti tra muti, poco parte la ammazzato. gara Okayama. Tra un po', insomma, alle 6. Alle 6, che ore sono? Sì, alle 6. Quindi Mancano adesso sto in prova e sto cercando di non fare figure di merda, cosa che invece succederà. due minuti. Tutti muti. Mi raccomando, bambini, se state in ascolto, smettetela. Chiudete canale, andate a Chiudete. guardare cartoni animati. Esatto. Che è una cosa per adulti questa. C'è una macchina lenta contromano, tutto fumo. Oh, sai che ho visto quelli che la Porsche una cifra guidano proprio un derapata, mortacci. Sì, no, sono... cioè, porca puttana. Oh. Oh, e Porca puttana. vaffanculo sta troia, porco tu e gira, oh! Mi hanno detto che, dal lavoro che dico troppe volte che è una troia la macchina. Tu devi vedere perché ancora perché devi vedere se ne becco una davanti quante volte io dico. Hai visto che c'è stava Marzia, palla che t'ha scritto? Com'è? Ma sono andato a cercare su Facebook. Vabbè, mica a me mi ha scritto, si è fatto apposta. Se faccio più o meno un esempio, diciamo una specie di panda. Mamma mia. Ecco perché è zavorata, ecco perché è lento. No, non è cicciona, però secondo me ha i nostri stessi gusti, diciamo, fatto di estetica. Non so se mi hai capito, insomma. Sì. Però c'ho delle amiche super fregne, questo va detto. Marzia, se sei in ascolto, c'è delle amiche fregne. Solo che abita tipo a Bologna. Ma Dove in Polonia? che Ah, in a Bologna, ma che in Polonia. Polonia? Ah, Bologna, ho capito a Polonia, poi dico in Polonia, che cazzo. Più pesante la macchina Vediamo comunque, se non riesco a scarso. fare i tempi di prima. Senti, Gesù ha chiesto scusa. Vabbè, porgerà l'altra guancia, Gesù. Comunque c'è stato un libro che si chiamano Gesù. Pure na Roma. Sì. Oh, inizia? Vado a fa... Comunque. Ma è partito il coso, il live, tu hai controllato? Ma intanto entro nel coso, va. Fammi vedere se è partito. Che non mi è arrivato un cazzo. Vediamo un po' YouTube. Beh, si stanno a disconnettere tutti adesso. Sì, è partito. Ha partito. Eccomi qua. Sì, c'è sta, dai, dai, che è a Io mo posto. se tra un po' entro, ma guardo in diretta un pezzetto. Ma vedi da in diretta, dai, su. Vabbè, mo sto a girare Via tra amici. Ah, beh, là dopo, dai, tranquillo, via tra amici. Fammi mettere l'app. E lo dash meta. Vabbè che il fuel non mi serve più. Ormai. un po'. Mi si è spostata l'app, mi si è spostata a cazzo di cane. Orco, tu ogni volta devo modificare sta cazzo di cosa. Oh. Questo lo cancelliamo proprio. Questo lo mettiamo bello più grosso. Size grosso come piace a me. L'app e pure la posizione aumentiamo così vedo subito il volo. E salviamo. Ok. Oh, che palle, oh. Mi sono rimagnato un'altra volta un secondo.
Sta Ci facevo 1,30, facevo... Eccola, mi sono girato. Che pippa. Si può dire che pippa. Eh beh, se può dire è finita, E famo di tutti una pippa. Venga a guardare. dai, Gesù. Pure raffreddatissimo. Mi soffia il naso prima di gareggiare. Siamo a chi sto? Gary Thomas. A me no. Christopher Robinson. È finita la sessione Già di è finita la sessione di praticamente. prova, manco so partito. Allora, fammi vedere però con chi stava. Ah, siamo pochi, non 22-17 stavolta. Attenzione, attenzione. Io sono divisione merda, 4. Dovrebbero essere tutti più o meno come me, pure peggio però. E partiamo con le qualifiche, ragazzi. Mi ricordo che la macchina è più pesante per i litri in più. È È un un bidone. bidone, come ci suggerisce il tecnico. Probabilmente c'ha il doppio del serbatoio adesso, infatti. L'ho scaricato il setup di uno, no? La Porsche. Cioè, i freni settati tipo al 41%, una cosa del genere. Manco me ne era accorto. 41, ma Sì. davvero? Sono uscito un Ma che P41-42. matto, vuol dire che frena solo tutto dietro praticamente. Ha fatto, ci stava i tempi, mi pare che era 1,28, ha fatto Oh, sono uscito, Milano. sono uscito, sono uscito, sono uscito. Meno male che era neanche il giro de lancio. E io niente, manco ci avevo fatto caso. Sono uscito, sono arrivato alla prima curva, appena ho frenato, tu, e traballava tutta la macchina. Non solo, la poi ti scoda e finisci male. Ma è troppo leggero, il volante è lento, il volante è proprio mollo, è una cosa proprio strana. Come fanno a dire, boh, non so che dire, non c'ho proprio idea. Ok, giro di lancio, eh. Io sto caricando, sto venendo lo lascio in centro. Male, 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 ho fatto male la penultima e male l'ultima. Un secondo sopra, 1,28 e 9 ho fatto, sicuramente. Forse 1,28 e 8. Sicuro non parto primo comunque. Questa che è la prova, la Ah, qualifica, sì. te dice che stai primo.
ma è il secondo giro. No, no, uno ha fatto un secondo in più. Vabbè, comunque faranno di meglio, sicuro. Non mica è detto. Qua è stata sbagliata, però forse recupero qua. Un pochettino recuperato, però devo sbagliare qua. No, off track, vabbè, tanto non ce l'avrei fatta comunque. È più pesante la macchina comunque, mamma mia, se è più pesante. Ma sta dentro, sei collegato? Mi vedi se altra gente, se hanno fatto tutti i tuoi giri praticamente? Come faccio a vederlo? Clicchi su uno per uno e vedi in quali si è fatto due giri. Non me lo dice. Mi parte insomma, mi ha sorpassato, Mi porca dice troia. solo la strap, mi dice posizione e numero, perché è il numero di mano, non me lo dice quanti giri ha fatto. Va bene, va bene. Comunque sono secondo, vedi, porco due, io non capisco perché sono i fenomeni che partono dopo. Tocca a cano il cazzo, mamma mia. Boh, fanno riscaldare la pista. Non lo so. Hai capito? Cioè, che cazzo di senso c'ha? Che devono fare? Tipo il rito, si mettono i guanti, pregano. Che cazzo fanno nel frattempo? Cioè, io quando c'ho la qualifica sto con la ruota dei partiti. Del decimo mi ha preso la pole sto bastardo, eh. Torna a pulire Di fa? E che cazzo è? Non lo so, ma devi pure pulì. Ma che ti sente basso comunque, eh? Ma che cos'è? Tipo un contorno, tipo una verdura che si condisce olio, limone, sale. Ma te pianti quindi? Eh? C'hai la piantina di questa Mi roba? ho comprato la frutteria, oh. La frutta roba. Non è un luogo che frequento la frutteria. No, Allora, sto bastardo mi ha fregato la polla, porco due, che rosicata. Allora, niente fuori, tanto ci abbiamo. Togliamo la cosa alle ruote. E basta, e forza Roma.
Poi c'è stava qua Marzia là. È pure una donna quella che te sta davanti, Emi. Ti ha rotto il culo una donna. Ma Ah, di più. che Emi, mica Emi. Emi Patterson, cazzo. Emi, oh. È una donna, eh. Con due mogli lo chiedo, guarda. Che bello A me non mi sta pareva una controllo. donna. Cazzo Non ride. te pareva che. Oh, è Michel Veloso, il pezzo di merda che mi ha buttato fuori. Mo io lo scrivo. Ai, Miguel. Calla. Io comincio a sentire tutte parolacce, vado a cucina. Vanno partite, oh. Emi Patterson. Emi, oh, è una donna. Ma non è scritto con la A, era con la EH tipo. Emi. Emi. Capirà, mi sta proprio dietro. Dopo valla a cercare su Google, su Facebook. Ma non parte, Emi, non so perché non è partita, sono io il primo. Eh sì, so primo. Cazzo ho fatto? Non è partita, Emi. Capirai, c'ho Michele, quello che ho riportato ieri, mortacci sua dietro al culo ce l'ho. Questo ce l'ha con me, ma no, questo l'ho denunciato. Se ne ha fatto il botto, ha fatto il botto. Godo! Cioè, Godo, però non ha cazzo! distrutto la macchina. È rientrato, però mi sa che si è incollato qualcuno. Ma cazzo È sta? meglio non averlo Miguel dietro, è meglio Veloso. averlo dietro. L'importante è che non faccia un cazzo più. Molto dietro. Proprio l'hanno passato tipo 7-8 persone. È riuscito a non rompere la macchina, la merda. Ma figurati se lo facevo io al botto suo, meritava una Mazda, meritava. Vabbè, ha fatto un fuori, non ha fatto proprio un botto, ha fatto un fuoripista, è Perché è riuscito una a pippa. Perché prolungarsi le fiancate, gli se n'è è una pippa andata. Ha de merda, scriviglielo. persa l'aderenza dopo la curva. Scrivigli, Miguel, sei proprio una Ah pippa. no, io qua mi sa che non posso scrivere, No, io lo non devo puoi scrivere scrivere, non l'altra. puoi scrivere, no. L'altra volta potevo scrivere, però, perché ero dentro come team. Come team manager. Io poi pensavo che fa che. Perché l'ho visto che ha cercato di ributtarsi abbastanza velocemente in Ah, pista, visto che no? partenza che ha fatto mi stava. Mi ha ripreso subito sulla partenza, quindi. Perché c'è un modo che non so assolutamente quale sia per fare la partenza veloce con la roof. Ovviamente va fatto con la frizione che io non uso. Però ci dovrei provare un giorno. Ma almeno in partenza devi usare. Me l'hanno detto, mi hanno detto guarda che. Perché tanto poi il gioco ti permette, anche se ce l'hai automatica, di usarla lo stesso, capito? Sì. Quindi effettivamente la dovrei.
provare, perché io la partenza la sapevo fare solo con la Mazda, la so fare. Tipo, certe volte la GT1 che le marce non entrano proprio, cioè, è scalata. Certe volte devi proprio forzarla, se devi scalare due marce, la frizione per forza. Oh. Invece vuol dire la Ford GT3 si cambia da paura proprio senza, si cambia proprio bene. La GT1 per scalare un bordello. Quanto è pallosa sta curva. Ma stai in live te? Sì. Cioè non è che c'è replay. No, no. Ma c'è sonno? Un po'. No, sono un po' stanco, più che sonno. Ricordo a tutti i due tizi malati in ascolto, oh, Due persone ci stanno. non lo so, però Ah. che stavolta non ci sarà il pit stop perché hanno messo a posto sta cazzata. Porca troia, io a parlare ho preso la stecca e quindi cioè, si fa tutta una tirata che io ho perso una vittoria, ho perso per colpa di questo errore del cazzo. La Racing, col cavolo, e mi ridarà i soldi. Dovrebbero fare che uno si potrebbe divenne macchina. Porca puttana. Oh, Sì, vabbè, ho capito. mica non è per sbagliato. Loro si piano. Lo sai quanti farebbero ancora più soldi? Si pianano tipo una percentuale, metti. Eh no, perché la gente poi vorrebbe, cioè non comprerebbe più quelle nuove, ma prenderebbe solo quelle vecchie. Ma loro ci guadagnano sempre. Ti viene una percentuale. Ah, non lo so, Oh, Domen Chihuahua c'ha, lo sto un po' allontanando, meno male. Manca ancora tantissimo, però, che palle. Sto facendo un po' di tempi di merda. Mi sono dimenticato quello prima. Questa curva che hai visto adesso, ma no, non so se sta guardando a me. È una cosa, cioè, è proprio strana la fa, ma ha recuperato tantissimo Domain, infatti. Questo deve essere francese, il Chihuahua. Che è difficile da interpretare. Il problema è che Domen c'ha quello dietro a 3 secondi, quindi nessuno gli dà fastidio a lui. Ryan Spence. Qua la donna, come dicevi Si è persa all'inizio. te. Ah no, è proprio rimasta ai box, era entrata ma è rimasta ai box, io non so che cazzo ha fatto. Cioè è partita dai box. Avrà sbagliato strada, che cazzo ne so. No, allunga pure questa, manco troppo, dai, manco troppo. Senti, ma sento 10 minuti, vado in cucina a 10 minuti, va. Tanto Vai, 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 tranquillo, tranquillo, vai, qui lascio tutto attaccato che la continuo a vedere. meglio. Ok, occhio agli sfonnoni, No, muto il microfono, guarda. Prova, prova. Domen è volato, eh sì che è volato, manco poco. Io a guardare Domen fa
fatta la curva di me. Che battuta. Ok, sai che sei da Ryan. Tocchettino ci stava, dai, Gesù. Sette secondi, dai, Gesù. Questa l'ho fatta male, infatti mi ha recuperato. Oscar Feja, Feja. Pione spagnolo sto gioco, ragazzi. Mamma mia, che errore stavo a fare. Mi era partita la ruota anteriore. Dai, Roma, su 7 e 4. Miguel Veloso, sei ripreso quella merda. Sei ripreso. Best 1,29,10. Chissà quanto cazzo ho fatto, sa l'inizio proprio. Qua ho sbagliato marcia, ragazzi. Ho preso una doppia cambiata. Perché voi magari scusate un attimo. Sì, mi pare che sto a cagà. Allora, sta macchinetta. Tanto bella, tanto divertente, tutto quello che cazzo ne pare. Insieme a tutte le GT3, c'ha un suo problema di fondo che non ti permette assolutamente. Cioè, non è che te lo fa fare, poi cazzi tu sfondi il motore. No, non ti proprio. Se sbagli come vuole lei la cambiata, nel senso se sei troppo su di giri oppure a cazzo, così non ti fa. Non ti cambia. Quindi a volte devi premere tante volte per fagli eseguire la cambiata. E quindi stecchi. Allora, nel frattempo sto un po' recuperando da Ryan. Ho fatto pure un buon tempo. Siamo vicino a metà gara, eh. Thank you.
frattempo si insultano là sopra. F3 sarebbe quello che vedo io a destra, il relative. Non so se avete letto sopra in alto per vedere i delta delle altre tizi. Che c'è sta gente che in realtà in maniera molto più corretta guida senza tutte queste cosette intorno, però a me mi servono senza sti box, insomma. E per farli riapparire devi premere F3, insomma, è questo. Quindi la battuta del tizio era intesa in questo modo. Male male questa, ma meglio male che uscire. Ok. Quanto faccio stavolta? Mi sa che arrivo a 1,30 sta botta, perché ho fatto proprio di merda. Invece no, a sorpresa. No, complimenti a Ryan che comunque il ragazzo non demorde. No, si è fatto sorpassare da Miguel de merda. Quanto non lo sopporto quel coglione. Dovete sapere, ma l'ho fatto in live ieri sera, che sto Miguel Veloso lo odio tanto perché ieri mentre gareggiavo, sempre qua, anche la settimana Hideo Kayama, il coglione, vabbè, non troppo mo giusta motivazione, nel senso io l'ho buttato fuori prima, per sbaglio, non è che ho fatto apposta, cioè, mi era partita la perché lo stavo sorpassando e sono finito sull'erba per sorpassarlo, per recuperare, cioè una volta finisci sull'erba la macchina ti perde il controllo, per recuperare gli sono andato addosso, in ginocchio gli ho chiesto scusa dappertutto, gli ho scritto 200.000 volte sorry, non mi ha risposto, ho detto vabbè, avrà presa bene, bravo ragazzo. Invece il bastardo maledetto schifoso non ha fatto altro che aspettarmi, state la follia, aspettarmi per centrarmi in pieno e buttarmi fuori pista. L'ha presa al culo perché io comunque sono riuscito poi ad andare in box e a ripararmi, lui invece no. Però insomma uno così matto che ti sta dietro non è mai un piacere. Mi dà fastidio pure che arrivi, se arriva secondo, che ah, perché Ryan so siamo proprio giocato. Terzo è Miguel. Tutti Miguel però, che cazzo. Ryan so siamo giocato. Ah, vedi, lo insultano, solo questo, non so se deve essere il nome Michele che è una garanzia di pazzia. Oh, quasi uscito fuori. Frattempo abbiamo superato la metà gara. Alla fine di questa curva che si fa in seconda, lui invece non ha proprio decelerato e mi ha preso in pieno, proprio Miguel Veloso l'infame.
niente si è distrutto, eh. Proprio kamikaze. Ryan ha lasciato, peccato. Meglio 10 Ryan che un Miguel. Va bene, va bene. Fra 5 minuti inizio pure a tirare di meno, eh. A fare tempi un po' più ridicoli, così. Tanto ormai. Come va, come va? Lo sai chi è secondo? No, Miguel Veloso. Sono schiantati tutti davanti a lui. Ed è secondo, certo a 16, eh. Quanto manca? 8 minuti. No, ne mancano 10. E hanno scritto che pure che è un imbecille. L'hanno insultato, ma certo che l'hanno insultato. Un coglione. Incidente, ho visto. Ho visto le sgommate. Portagli sfiga. Vedi un attimo come guida. C'è la macchina un po' bozzata. L'ultimo giro ha fatto 1,30 ed è 4. Io vedo. Comunque ci ho messo un po' per vedere i primi. Come cazzo si chiamano? I primi doppiati, eh. Non erano proprio tutti pippi. Vabbè che siamo. Ho presa male questi. Vabbè sti cazzi, tanto. Recuperato Michele. Poi è successo un disastro, c'era tutto l'asfalto con questo le frenate a cazzo. Adesso c'ho tutta la macchina abbozzata, porca puttana. Chi, Michele? Sì. Ma c'è avuto un gran culo perché c'è la macchina abbozzata, sì. Però ha fatto 1,30. Ma io 1,29, eh. Niente. Niente, si stava quasi a fare il regalo, però non c'è cascato. Tanto vorrei che si schianti male proprio e ammazzi pure qualche spettatore, capito? Gli danno pure 50 anni di carcere. Adesso ho fatto 1,30, sto un po' rallentando pure io, eh. Ho fatto 1,33 ha fatto questo giro. Pure io, infatti lo stesso tempo abbiamo fatto. Beh, va bene. Qua la curva non questa che ho fatto adesso, quella un pochettino prima, dai. No, sono
guarda lui, sto Ah, guardando ok. te. Ma c'è qualcuno dietro? C'è nessuno dietro, eh? No. C'è uno, però è È un po' di... un lontanissimo, sì, è lontano, ho visto. pochetto ha ripreso poco poco, eh. Paura che sto doppiato, non lo so perché. Oh, invece no, è stato molto gentile. Qual è il numeretto per dire grazie? Vabbè, sti cazzi. Boh, io quello sul volante. Sì, sti cazzi, sti cazzi. A me mi pare che piano piano quello di dietro mi sa come stare via. Sì, è più vicino. Che ce l'ho a 20, l'altro Miguel. Invece Miguel ce l'ho a 16. Prima c'erano tipo 5 secondi. Però manco troppo, eh. Ho sbagliato proprio. Ha fatto 1,37 l'ultimo giro, il secondo francese. Io ho fatto una 29,9, infatti rallento. È inutile che faccio sti tempi adesso. Ah, pure se te pia uno di decimi a giro non succede niente. Quello, capito? È meglio andare piano, tranquillo. C'avevo solo paura del doppiato che sta a 11 secondi, non so che gli è successo, sarà cappottato. Mancheranno, allora finisco sto giro e sto... e 17 mancano, 2 minuti insomma. Non l'ho cambiato qua, ho sbagliato. Ecco, mo è arrivato al doppiato con Michele. C'aveva la macchina rossa al doppiato di prima, no, rossa. Sì, Strana, rossa, vedi? sì. È Oscar Feia, come si chiama? Feja. Sì, è lui. Sì, ma ancora non gli è stato attaccato. Cioè, l'ha ripreso, ma poi mi sa che ha perso. Potrebbe essere il penultimo giro, eh.
Anzi, rallento apposta così lo diventa per forza. Perché potrei, se no mi fa far giro più. Vabbè, minuto. No, perché sono uscito proprio tipo che mancava 1,29, 1,30. Faccio pure, mi fa fare un giro in più, quindi mo rallento un po'. Beh, comunque ancora mancare doppiate arrivate. No, mica per niente, perché sono stanco. Ma devo fare un altro giro. Se ne posso approfittare. Ho sbagliato la cambiata qua. Piatto da mezzo girato E ha salutato tutti, ho purtroppo, visto, sì. purtroppo non l'ha preso. Vedi, porco tu, invece ho fatto il giro troppo forte, porca troia. Ho preso il Se culo, devi ma fare no. il giro normale dovevi fare, così hai perso pure tempo, hai perso, cioè non c'è senso la strategia che Ci ho provato, ma no, che devo fare? hai fatto. Che cazzo. Ci ho provato, ammetto l'errore. Ho fatto una cazzata. Non l'ho Non fatto. lo so perché ancora il doppiato mi stava a guardare, porca puttana. Oh, devo rinnare in cucina. Bella, ciao ciao. Io non so se mi ha fatto fangiro in più sto cazzo di coso. Non me la dà la bandiera bianca, no? Mi sto sul cazzo. Quanti cazzo di giro sono? Capisco. Mezz'ora è passata. Oh, devo ancora tirare. Hanno fatto un aggiornamento. Non so se sti coglioni hanno messo a 40 minuti a sto punto sta cosa. La benzina come sta? Non informa però. Non so se reggo 10 minuti di benzina. Vedi, 31 minuti. Ecco, ma è finito. Col cazzo, non manco bandiera bianca. Io non so se hanno spostato a 40 minuti sti matti, eh. E non hanno detto un'altra volta un cazzo a nessuno. C'è scritto 40 minuti. No, era Non ho più. 30 prima. No, però c'è scritto 40 minuti. Allora sto cazzo, allora devo mettere altri 10 minuti di pista. Minuti rimangono. Allora ho iniziato a rallentare troppo presto. 10 minuti prima. Certo, dopo 40 minuti di gara, chissà come stanno le gomme. Mi sa che se so 40 minuti devo mettere benzina per forza, sai? Boh. Beh, dopo te lo dico.
Prova a mettere benzina. Adesso. No, no, a mettere la quantità giusta senza smanettare se devo andare in box, capito? Solo che non è facile. Mortacci loro, non mi avvertono mai però, questi cambiano come cazzo gli pare, pensavo che era ancora mezz'ora. Ma c'è scritto nelle schedule tutte le lunghezze delle gare. No, se, ieri era mezz'ora, non erano 40 minuti, l'hanno messo oggi 40. Solo che manco, Ma comunque è fatto de ieri perché merda era sta cosa. buggato. Ieri perché era buggato. Comunque Sicuro proprio. è fatto veramente de merda il sistema per cambiare le cose mentre sta in corsa. Ma perché devi settare 4 i tasti? L'ho fatto però. Bada sta. Perché la gente se fai pulsantiere, Francesco? No, ma mi serve qualcosa, lo sai co come? Tipo per salvare già la. Come si chiama? Devi modificare il file.ini. Ma vado a fare qualche giretto. Ok. Che praticamente sarebbe figo che premi un tasto e già c'hai le impostazioni che hai deciso prima, capito? C'è sta una cosa del genere, vari fuel su Costa. Se si chiama. Non Ah, devi pagare. so quanto. Non so, comunque c'era tipo che si poteva provare per una settimana, io mi sa me l'ho scaricato, ma mi sa che non ho provato. Quindi manco posso riprovare. Mancano ancora 3 minuti comunque. Cazzo, però una gara a 40 minuti, oh, inizia a essere interessante. Solo 4 persone registrate in altri A che ora parte? sono 25 minuti. Ma davvero, così poche? Il primo giorno, nonostante era mattina, quando sono partito io, ieri, che era mattina 50-60 persone. Infatti deve essere successo qualcosa, ieri che cazzeggiavo erano pure là 60. Vabbè, c'è stata la gara un quarto, no, sono appena Mio gatto ha fatto finita cascamione de cose, mortacci sua. Michele mi ha recuperato 2 3 secondi quasi. Sto guidando molto molto distratto, sto guidando. Qua cambiano le carte in tavola da un momento all'altro. Ah, è una presa a male che 10 minuti in più di gara, così a buffo. Sono costretto a cambiare ogni volta per vedere. Ho girato troppo. Thank you.
cazzo, la bandiera bianca, finalmente, Dio Cristo. Finalmente, grazie Gesù. Ogni tanto. Ma mi senti, ma no? Sì. Ok. Ho letto una cosa. Ma c'avevo paura che non si sentisse. Comunque niente pit stop, eh. E io ovviamente sbaglio all'ultimo giro. Si appiccica da adesso un moscerino. E vado a vincere, cazzo. Vado a vincere, cazzo. E dai, cazzo, dai, sì, cazzo, 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 cazzo. Hai vinto, grande. Mamma mia, mamma mia. Ci vediamo sul podio, mi ha detto. Volevo far vedere. Ora fammi insultare Miguel. Mira Miguel. Lo sto a vedere la pista vera del Battlerust. Quella vera, uno che sta a portare a fan giro uno, se sta a caga a mano, sta Dio mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Una figata, oh. Guarda come va questo, come il treno. Ah, hanno portato, come sa, un campione de NASCAR, l'hanno messo in macchina 1 a fan giro a Bat, no? Sì, una cosa del genere. Va bene, ragazzi, fatemi vedere un attimo qualche replay, result, come cazzo si dice. Michele è arrivato secondo alla fine. L'ho insultato, gli ho detto sempre dietro, come piace a te. Allora, fammi vedere. Sì, vabbè, mettiamo giusto la partenza, mettiamo. Vedi, Michele mi si era messo da... Allora, va detto che Michele c'ha una macchina che è fighissima. Ma no, c'ha un serpente sopra. Ed era partito benissimo, però io l'ho chiuso subito, ho detto chi te se cura. Guardate la mia macchina da Roma. Guarda che numeri c'ho, bianchi, eh. No, prima erano neri. Ma non lo so perché, però c'ho bianchi. Mi ricordo quando si è sfasciato Miguel, fammi vedere un attimo. Miguel Merdoso, dove sta? Eccolo qua. Ah, proprio subito mi sa. Eh sì, è vero, subito. È figa proprio la macchina sua. Merda quanto figa la macchina sua. Oh, mi sei qua sbagliato. Invece no. Ah, invece sì, infatti immaginavo. Comunque non è andata a sbattere, è solo uscita una cifra. E si è ripreso subito. Che culo sto bastardo, guarda, oh, che culo maledetto. Ah.
Sarebbe figo, lo sai cosa? Montare gli incidenti. Però quello adesso è tosto. Uno rosso è andato fuori là. Vabbè ragazzi, avete visto la mia grande vittoria. Vi saluto, un abbraccio da parte mia di Manolo che mi ha seguito Ciao, un po'. ciao, ciao, ciao.